Oh, buonasera a tutti, da Locusa Park, sono io. Sì, stasera piuttosto stancante perché io passo le domeniche a correggere compiti, non delle grandi domeniche, onestamente, non è. Cioè, il professore italiano fa la vitaccia di schifo perché passa giornate e giornate a correggere compiti e non ho ancora finito, quindi mi prendo un po' di pausa, poi non so neanche se finisco stasera perché poi 25 temi, io so tutto il pomeriggio che sono lì con questi temi e poi dopo a un certo punto scleri di testa, e quindi ti ci vuole un fumetto, nel senso proprio, il fumetto è proprio lo scarico, perché infatti con la prossima reincarnazione faccio il professore di musica, faccio solo un po' di flauto, pipi, 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 no, magari nemmeno la professoressa, però. Cioè, però loro hanno più classi di me, però non si correggono veramente. Due classi su 50 temi. Insomma, 50 temi. Classi di media di 25 studenti, se tu fai due temi, sono 50 temi. Ecco. È vero che c'è quello che scrive quattro righe, trova anche quello che scrive quattro colonne e mezzo, otto colonne, e quindi si fa sempre poggia e buca. Poi è devastante, dopo un'ora di leggi temi ti spareresti una gamba per scappare. Per me è fisiologico il fumetto, cioè devo andare in una realtà alternativa. Vabbè, veniamo con Zagor. Vediamoci il dente. Ho come te Piccinelli, un po' regnosa rispetto a quelle di Ferri, antiche di Ferri, che insomma Ferri era questo qui c'è un frontespizio di Ferri. Anche Chico era più Chico, vabbè. Altri tempi, altro mondo, eccetera, eccetera. O c'è la prefazione di Burattini che ha detto che lui ha fatto una bella storia, perché si tonfa sempre con Jenny. Ora, io non voglio, cioè, è ovvio che se io faccio un disegno e mi dico da solo che l'ho fatto bene, e insomma, sì, vabbè, c'è cioè, un po', come si chiama, conflitto di interessi, come si chiama quella roba lì. No, nel senso, Burattini ha perfettamente, certamente crede, cioè, crede, insomma, secondo me crede di aver fatto una bella roba per me, ma non è tanto la morte di Jenny, che poi se c'è, ritorna a riparlarne qui, secondo me, ma qualche fischiatina d'orecchio gli deve essere arrivata, nel senso che, cioè, ovvio che se dedica tutta la prima pagina di Darkus sulla morte di Jenny, secondo me, qualche fischiatina di orecchio deve essere arrivata. Il mio problema non è che sia morta Jenny, è come l'ha fatta morire. Ci ho fatto diversi video, ci ho fatto un video, quindi per me si può, ma non lo puoi far morire così, in un albo e mezzo, non so, non siamo neanche arrivati a due albi. Naturalmente questa è una scelta, cioè, nel senso che la Bonelli può fare quello che gli pare, giustamente, ma e noi lettori possiamo dire quello che ci pare, cioè è un po' chiama e rispondi. Alcuni hanno abbandonato Zagor. Io non l'abbandono perché secondo me una ciambella venuta male viene sempre. Naturalmente il pasticcere che vai, dai, è come andare dall'oste e chiedergli è buono il suo vino e siamo sempre lì, è ovvio che ti dice l'oste, sì che cioè, non fa schifo, è ovvio che però vabbè, nel senso Morena Burattini è convinto di aver fatto un ottimo lavoro, vabbè. Però io non, cioè, boh, non lo so, tutte ste lodi, non, boh. Lui dice, che dice? Che noi autori abbiamo fatto bene il nostro lavoro. Capisci che se me lo dico da solo, vabbè, se siamo riusciti a non lasciare indifferenti i lettori, sì, ho capito, questo non mi sembra una grande. Cioè, se tu. Bene. Vediamo, va bene. Ma l'importante è la vita essere convinti. No? Secondo me l'importante è tutto qui. Va bene, lui è convinto di aver fatto un buon lavoro. Indifferenti non siamo rimasti indifferenti, ma essere indifferenti in senso positivo e negativo, secondo me cambia. È come la critica di chi parlavo ieri, insomma, essere positiva e negativa. Va bene. Ma, però se va bene, nel senso che parliamo di questo nuovo fumetto, lasciamo perdere Jenny, perché ci ho ne ho riparlato semplicemente perché. Tutta la posta è dedicata, incentrata sulla morte di Jenny, che ha scritto un anziano professore di ecologia. Dai, insegna ecologia. Lo scientifico, dove fa l'ecologia? Forse all'università, che sogna e trova sempre ispirazione dello spirito della scuola. Vabbè, si tratta di Giuseppe Barbiero. Vabbè, no, quello. Vabbè, no, non credo sia quello. Vabbè, insomma. Che peccato, sì, vabbè, ha scelto una lettera un po'.
Oh, secondo me doveva scegliere una di quelle belle toste, ecco, perché poi c'è la retorica sempre, ma comunque lasciamo perdere, insomma, io sono convinto di aver fatto un buon lavoro, convinti loro, cioè, non li fate più buoni, la prossima volta fateli un po' più, vabbè, parliamo di questo. Allora, i disegni sono di Gramaccioni, classici, non mi entusiasmo più di tanto, proprio il classico, si parte, non mi piace, cioè non è che non mi piace, è che il volto di Zagor è mutevole, cambia sempre da vignetta a vignetta, e da questa a questa, e sembra, cioè, la cosa fastidiosa, lo dico che a me dà fastidio, è che questo qui sembra un ragazzino delle medie, poi qui è già cresciuto. No, capite che diciamo, naturalmente per fortuna c'ha lo stesso costume, qui non ci sbagliamo. Qui poi l'avvolto, non mi sembra, no, Gramaccioni, cioè nel senso che Zagor è un personaggio difficile da disegnare, veramente difficile, perché prima di tutto ce lo ricordiamo con Ferri, e quindi uno ha già l'immagine di Zagor. Ovviamente il nuovo Zagor, chi disegna Zagor lo può fare come gli pare, però questo viso qui sembra quasi ci abbia gli occhi storti. Ma non lo so, non lo so, non mi convince molto giovanile, nel senso molto, da qui sembra un ragazzino delle medie, insomma, sembra uno studente di terza media, insomma, un po' troppo giovanile, nel senso che va bene. E va bene, quindi io questo, per il resto, cioè, mi sembra un disegno un po' ingenuo, ecco, a volte. Per esempio questo qui, questa testa qui. Oh, poi lo stile è classico, in realtà poi che questo Zagor qui non mi sconfiggerà più di tanto. Diciamo che le scenografie sono fatte bene, le foreste, le cascate, va bene, non è un disegnatore per cui impazzisco, ha fatto bene il suo lavoro, la Bonelli, cioè, io non conosco Gramaccioni, onestamente, non gli voglio fare pulci, ragazzi, non lo so, ecco, non so chi sia, onestamente, quindi. Il problema è che la Bonelli ci sono. Cioè, nel senso, se fosse su Dago mensile non ci farebbe caso nessuno, ecco, nel senso che la Bonelli ha dei livelli talmente alti che a volte quando uno non è altissimo, nel senso che, per esempio, qui ora sì, Burattini, cioè, passata tutta la posta a parlare di geni. Pietra sopra su Geni, non ne parlerei più. Secondo me, meglio lasciar perdere quella cosa e famo finta di niente. No, disegni non malissimo, non particolarmente. Questi disegni, queste teste di Zagor qui non mi convincono più di tanto. Invece questo c'è un po' il capoccione, un po'. Boh, non lo so, il problema è che di quest'albo è che la testa di Zagor cambia in continuazione da disegno a disegno. Va bene, nel senso che è difficile, ripeto quello che ho detto in un altro fumetto che non era Zagor, era qualcun altro, forse siamo esterno o qualche altro, non mi ricordo, dove l'ho detto che ovviamente la difficoltà di fare il fumettista è che tu devi mantenere una coerenza del personaggio dall'inizio alla fine. E per questo appunto ripetiamo che hanno le divise i personaggi dei fumetti, perché con le divise tu lo identifichi, però quando cambia un po' la capoccia un po' di fastidio lo dà. Vabbè, la storia di Burattini è una classica Star Western, quindi non ho molto da dire. E Rocas è quello, riparte il solito raduno di trapper che si danno i cazzottoni, e manca Rocas. Questa è una scena classica di Zagor, perché Burattini in realtà è nostalgico, quindi riprende tematiche del vecchio Zagor, cioè proprio fermo, siamo fermi agli anni 70 e da lì non ci si scorda, va bene, nel senso che
Cioè, il discorso della fa Morena Burattini su quella lettera era che noi non ci si vuole schiodare dagli anni 70, quindi Jenny e Zagor fidanzati non ci stanno. È tutto lì il discorso, poi tutto il resto è ciarfullare, perché scusate, dice Morena Burattini, ma capita che uno possa venire ucciso da De Balor, ma non stiamo parlando di personaggi reali, sono personaggi dei fumetti, quindi la sceneggiatura la scrivi te. Cioè, che la cosa è. Che senso, che cavolo, che discorso mi fai? Se tu lo vuoi ammazzare, il personaggio lo ammazzi, ma se tu non è che capita, va bene che oh, le storie che scrivete voi, scusate, cioè, se no, che so, ma la fidanzata di Martin Mistero deve essere morta da un pezzo, scusate, ma stiamo a dire, scusate, è ovvio, se tu lo vuoi far morire, lo fai morire, ma non. Non venite a dirci che il personaggio Chico, che è un atleta, cioè voi dite, cioè, Chico cos'è un atleta, cioè deve essere morto da una vita, Chico, scusate, ma da mo che deve essere morto Chico se facciamo questo discorso che gli amici di Zagor non particolarmente atletici e robusti sono in pericolo, Chico deve essere già sepolto da decenni, non è che Chico. È ovvio che si vuole mantenere in vita Chico per motivi di storia, così come un altro personaggio lo si vuole ammazzare, ma non perché ha trovato dei personaggi, è perché per motivi di trama lo si può far fuori. Cioè, questo è il senso di tutto, tutto il resto sono amenità, nel senso che mi sta a dire, certo, che poi nei fumetti le morti si fa morire un personaggio solo perché. Si crea audience, si crea suspense, si crea quello che volete voi, ma non perché ha incontrato dei balordi e che vive in contatto con un personaggio pericoloso. Certo, Zagor fa una vita pericolosa, però voglio dire, se tu il personaggio cioè, lo fa morire, lo fa morire. Insomma. Anche questa testa qui non mi piace molto, onestamente. Comunque, dicevo che dicevo, no, sono ritornato a questo discorso, non ci volevo rientrare. Oh, no, dicevo quindi storia classica, Zagor che corrono, no, perché siamo prima degli anni 70, voglio dire, per questo poi è stata fatta morire Jenny, perché se Zagor e Jenny si mettevano insieme e si sposavano, tutta sta roba qui doveva essere un po' rimodernata, no? Cioè, secondo me è questo il concetto, poi il motivo perché è morta Jenny, questo è il mio parere. Perché se Zagor fosse sposato, capite, cambia un po' tutta la struttura del racconto. Oh, qui Zagor lo troviamo. O a combattere Rocas e il suo amico, quello con cui fa cazzotti alla Radove Trapper. E vabbè, nel passato di Rocas è stato invischiato una sorta di legione straniera, di misteriosi soldati che imperversano nel West, di cui vedremo la fine. Storia carina, se niente di particolare, insomma, storia che si legge, classica Star Western, ora Zagor nella fase Western. Il prossimo numero Black Legion, torniamo sempre a Zagor molto anni 70, quindi va bene, non c'è una storia che mi sono un po' ripreso con Jenny, ma perché ne ha parlato con la sua introduzione. Perché il discorso è se si vogliono fare storie di questo tipo, secondo me è ovvio che Jenny non ci può stare, che ci fa Jenny qui che sta a casa a cucinare ova. È ovvio che non ci può stare, quindi il personaggio è stato fatto fuori perché dava fastidio agli sceneggiatori in quanto personaggio che non si armonizzava con le storie che stanno scrivendo, non perché è pericoloso vivere con Zago. Prendiamo i fondelli, cioè, il personaggio se lo fa morire lo fa morire, se non lo fa, cioè, se sei sceneggiatore che stabilisci, è come Dio, insomma, il sceneggiatore è come Dio, insomma, stabilisce che un personaggio muore perché si fa morire Superman, Groucho, tutti quelli perché poi crea un'attesa nel pubblico, si crea, eccetera, eccetera. Tutti i casi che ha citato Moreno Burattini, sì, vabbè, Tex Willer è vedovo, appunto, Tex Willer è stato fatto diventare vedovo perché non ci poteva avere una moglie dietro. Cioè, perché Gianluigi Buonanotte, cioè, perché non poteva andare nel West con la moglie dietro? Era un personaggio scomodo dal punto di vista narrativo, non che. Che se no, ci stiamo un po' a prendere per i fondelli, scusate, è ovvio, no? Penso sa va a dire. Lo stesso James Bond, vabbè. Il punitore, certo che è ovvio che creare un. Cioè, se si crea un lutto è perché poi c'è. Oltretutto, Moreno Burattini non ha sfruttato neanche la vendetta, perché ha messo che.
la Jenny uccideva un nemico storico, poteva Zago stare per 10 numeri a inseguire gli assassini di Jenny. Però questo non ci vorrei entrare. Però quello che volevo dire è che se si fa morire un personaggio a scopo narrativo, non perché, cioè, io se esco per strada e trovo dei balordi e mi fanno fuori, è stato il caso o la necessità, ma in un fumetto che è scritto da uno sceneggiatore non mi potete dire che è stato il caso, cioè, oh, capitato, no? È scritta la sceneggiatura, come ho fatto a capire, non so se ci si capisce. Va bene, chiudiamo qui la storia, perché quando lo Zago c'è sempre un po' di polemica, però io continuo a leggerlo, non ho, cioè, poi, veramente con le mie critiche la Bonelli ci può fare il brodo, ma non so poi critiche cattive, nel senso, ho visto critiche ben peggiori di quelle che ho fatto io, nel senso, le mie sono comunque costruttive, nel senso, costruttive. Poi se mi viene a dire che ha fatto un buon, vabbè, lasciamo perdere, nel senso che ognuno è convinto della sua idea e viviamo tutti felici e contenti. Io come lettore non ho visto questo capolavoro della morte di Jenny, però sembrerebbe che dice che lui ha fatto un buon lavoro, però io l'albi li compro, però in Toscana si dice, non mi, come dire, non, come dire che Cristo è morto di sonno, ecco, voglio dire. Poi se Cristo è morto di sonno può anche darsi, ma può essere, tutto può essere, però alcune cose andrebbero dette chiaramente. Il personaggio era scomodo dal punto di vista narrativo e si è fatto fuori. Si è voluto creare un piccolo flirt che non poteva durare perché sennò c'era da rivoluzionare tutto il personaggio e non si è voluto fare, ma questo va, cioè, questo va benissimo, però basta dirlo in maniera chiara e limpida, senza dire che, vabbè, chiudiamo e passo e chiudo, se no quindi entriamo, ma non ci vuole neanche entrare in polemiche, perché secondo me sono inutili le polemiche. Poi ognuno lo legge, non potrebbe, uno potrebbe dire, non potrebbe dire, lo legge o non legge. Io lo leggo, ma sapendo che è un fumetto degli anni 70, che sopravvive, dico, con scene anni 70, eccetera, eccetera. Per esempio, no, vabbè, lasciamo perdere. Chiudiamo qui, siamo a 17 minuti. Ne riparleremo the next time.